penso che l'organizzazione non governativa spagnola, Proactiva, abbia esercitato il diritto dovere di soccorrere persone in difficoltà, persone in stato di pericolo che rischiavano di morire. Hanno fatto dunque ciò che assegna loro il diritto internazionale come compito prioritario, e hanno fatto bene, perché altrimenti quelle persone, migranti e profughi, sarebbero finite nelle mani dei militari di un regime che li avrebbe portati in campi di detenzione che, secondo l'ONU, rappresentano un orrore e la sistematica violazione dei diritti umani. Lei vede una matrice politica in quello che sta succedendo? No. Vedo una scarsa attenzione per quello che è una priorità. Quella del soccorso in mare è una priorità assoluta. Non solo un'organizzazione non governativa, non solo una nave collaudata e organizzata per il soccorso, ma qualunque persona di buona volontà davanti a qualcuno che è in stato di pericolo ha un solo e prioritario obbligo, quello di salvarla. Se salvarla vuol dire consegnarla a un nemico altrettanto feroce quanto può essere il mare, il compito di quella persona, di quell'organizzazione, è far prevalere il dovere del soccorso. Quindi bene hanno fatto i volontari di Proactiva di non consegnare quelle persone ai militari libici, perché sapevano come e quale sarebbe stato il destino di quelle persone. Destino peraltro anticipato dalle minacce e dalle intimidazioni che quei militari hanno indirizzato loro, chiedendo di consegnare donne e bambini, altrimenti li avrebbero uccisi. Queste parole sono registrate, quindi, a disposizione della voglia di conoscere e di sapere di tutti.